Grazie, grazie a tutti, grazie Leonardo. Volevo fare un breve report su quello che è successo in questo mese. Abbiamo cercato di creare un'azione collettiva itinerante per l'Italia attraverso quest'opera d'arte di cui sono casualmente l'autore, che non è altro che un dispositivo che è stato in grado, almeno in questo mese come negli anni passati, di attivare delle connessioni. A volte l'arte ci dà la possibilità di comprendere meglio la nostra contemporaneità con un'angolazione diversa. E quindi consentitemi di ringraziare il Comitato per la Liberazione di Julian Assange di Milano, il Comitato Free Assange Napoli, Free Assange Bologna e Free Assange Italia. È stata un'azione molto importante che ci ha visto tutti uniti con un obiettivo comune in cui ognuno è stato in grado di mettere a disposizione le proprie energie, tante, credetemi, per ottenere permessi, per muovere persone, per invitare persone a parlare. Ci sono stati degli ospiti straordinari, tra cui Monio Vadia, che si è fatto ben 3 tappe di questo tour, a cui farei un grande applauso e ringraziamento. Io volevo leggere un estratto di un discorso che fece Assange il 20 dicembre del 2012 dall'ambasciata dell'Ecuador, dove è stato rinchiuso per 7 anni. Questo discorso, che vi invito a leggere, a seguire, che troverete su internet, è straordinario, vi dà la dimensione e la caratura di quest'uomo, l'intelletto, la dissidenza, motivo per il quale sta pagando questo prezzo. E finché Assange rimarrà in prigione, anche il nostro diritto di sapere sarà imprigionato. Conclude questo discorso dicendo: spesso le persone mi chiedono cosa posso fare. La risposta non è così difficile. Imparare come funziona il mondo. Sfidate le dichiarazioni e le intenzioni di coloro che cercano di controllarci dietro una facciata di democrazia e monarchia. Unirsi in uno scopo comune e in un principio comune per progettare, costruire, documentare, finanziare e difendere. Free Assange! Free Assange! Grazie ancora Davide.